Il titolo di questo festival che oggi comincia è Sabir, appunto la lingua che veniva parlata dai marinai del Mediterraneo fino agli inizi del Novecento, una lingua fatta di tante parole, di tante lingue diverse, parole dell'italiano, dell'arabo, del greco, dello spagnolo, e noi pensiamo che quest'isola possa tornare ad essere l'incrocio delle culture del Mediterraneo. Lampedusa si accende nell'87. Non c'è stanu cazzo a Lampedusa, dice Gabriele, che non è nato a Lampedusa, ma ci lavora qua a Lampedusa. Francesca, lei vorrebbe parlare dei vivi. Allora prende il registro e dice che nel 2013 a Lampedusa, pensate bene, sono nati 59 bambini su un totale di 5.891 abitanti. Abbiamo chiesto ad Ascanio Celestini di provare attraverso il racconto, il teatro, a dare la parola a lampedusani. Avete visto nelle immagini e poi nelle parole degli attori che erano qui prima di noi che questo è il tentativo che stiamo facendo, dare la parola a lampedusani, provare a dare dell'isola un'altra immagine. Lampedusa è un confine, spesso viene raccontato come confine, ma è soprattutto una periferia dove il disagio che vivono gli stranieri in maniera ormai raccontata in mille modi, superficiale, profonda, in tutto il mondo, è un disagio che vivono anche gli italiani che vivono a Lampedusa. Cioè, perché vivono in questa periferia? L'anima di quest'isola nessuno la conosce bene. Perché nell'immaginario collettivo per troppi anni è stata l'isola invasa dai clandestini. Tra i morti, i cadaveri, le stragi prodotte dai governi, dalle leggi, dalle politiche sull'immigrazione. Con i barconi che a volte non portano vivi e a volte portano morti. Insomma, farla diventare la tappa di un viaggio e che quei viaggi possano diventare normali, che possano cambiare le norme sull'immigrazione e che possa cambiare il destino delle aree di confine, delle isole come noi, degli italiani come noi, che siamo stati condannati a questo ruolo marginale e che forse anche per questo capiamo meglio quelli che arrivano da sud. Fare di Lampedusa finalmente il centro da cui far partire un messaggio. Mi piace vedere la mia isola diventare il luogo in cui arrivano da varie parti del Mediterraneo per discutere non solo di immigrazione, di beni comuni, di sostenibilità, di un futuro diverso.